benvenuti a questa nuova puntata di benessere e bellessere, come sempre chiamo qui con me eh, il mio il mio prode cavaliere che è Perry Palvo. Ciao Perry. Grazie del prode cavaliere, ciao a tutti, grazie Serena. Allora, Perry, oggi abbiamo un ritorno molto, molto gradito perché qualche settimana fa la nostra ospite è stata qui con noi a parlarci di cabala oggi invece ci parlerà di gematrie eretiche. E allora do il benvenuto a Vittoria Fornari. Ciao Vittoria! Ciao a tutti, ciao perri ciao Serena, grazie di avermi invitato. È sempre bello essere con voi. E abbiamo parlato di Kabbalah e oggi continuiamo a parlare di Kabbalah in un modo più, più preciso, diciamo, più, più chirurgico. Ci andiamo dentro, andiamo dentro ad uno degli aspetti che sono le ematrie. Esatto. Allora, innanzitutto, Vittoria, io ti chiedo perché eretiche? <ride> perché mi aspettavo, eh, mi aspettavo naturalmente le critiche. Che sarebbero piovute dai soliti, dai soliti noti, eh, che le critiche di coloro che ritengono che nessuno che non sia ebreo, o meglio che sia proprio eh, giudeo, eh, possa insegnare o addirittura imparare la Cavala, è sicuramente vietatissimo alle donne anche ebrei viene ne negato un certo tipo di insegnamento. Questo quando mh, siamo in ambiente, nell'ambiente che oggi vediamo, che è quello di Israele, che è quello sionista, per fortuna, del mondo, eh, esiste un'altra corrente che è quella hasidica, che è quella per esempio che dirige la sinagoga di New York. E altre, è una corrente in realtà molto rispettata dalla popolazione, eh, Hasidica: sono i mistici, i buoni, quelli no. Ah, pensate, addirittura, può essendo ebrei anti-sionisti, perché vedono nella costruzione dello Stato di Israele un, un una ricaduta su, eh, su cattive azioni, su cattive, cattivi comportamenti, sicuramente non spirituali, ehm, promuovendo la ricostruzione. Non di una Gerusalemme come adesso, eh, adesso io per vizio ogni tanto li guardo i giornali di Tel Aviv perché penso che stia per accadere delle follie da quelle parti. Il punto non è. Per gli ebrei riconquistare Gerusalemme, ammazzando non so bene quante persone, quante migliaia di persone, ma viceversa, costruire una Gerusalemme celeste. E nella Gerusalemme celeste, tutti gli esseri umani, uomini e donne, vecchi e giovani, eh, siamo invitati. Ad entrare, perché è come dire quando i tibetani dicono Shambhala è quando noi diciamo l'età dell'oro, eh, o meglio, una dimensione eh, di vita, eh, possibilmente da portare poi in esterno, una dimensione dell'essere eh, giusta. Gerusalemme è la città dei giusti. Eh, giusti rispetto a cosa, qui entriamo in un mondo difficile, ma perché la giustizia viene sempre vista dal proprio punto di vista. Ma cercare insieme di essere eh, il meglio di noi, questo eh, vorrebbe già dire eh, cercare di portare le fondamenta di una Gerusalemme celeste, come dicevano i Catari. Terra celeste, no? e noi riusciamo a toccarla nel momento in cui, anziché affidarci ad una religione, eh, quando, quando poi spesso e volentieri religione fa sempre rima con potere centrale, potere eh, costituito, politica, eh, anziché prendere quella via. Eh, quando ce la sentiamo di essere responsabili ognuno di se stesso, prendiamo la via mistica, cioè andiamo a incontrare quegli aspetti del divino che non possiamo trovare su un altare, ma che possiamo trovare dentro di noi nel momento in cui abbiamo delle chiavi. Per entrare, per varcare delle soglie. E questo la cabala lo è, lo può essere. Negarlo eh, come insegnamento alle donne, sempre poggiando eh, su quella vecchia leggenda medievale e dell'Inquisizione, che le donne fa rima con diavolo, perché donna è tentazione, come se donna non fosse intelligenza, come se la sensibilità della donna non fosse preziosa. Per tutta la famiglia umana, eh, la maternità della donna, per esempio, ma anche la non maternità, anche l'iniziazione, cioè la prima iniziazione, direi che la nascita ce la dà pure una donna, perché dobbiamo sputare sopra questo che è stata l'origine di tutti noi. Lo trovo di cattivo gusto, quantomeno, anche un po' stupido. Eh, se proprio poi vogliamo andare a, a scartabellare, diciamo così, a, a vedere ne, anche negli scritti, anche nella storia, ehm, pensate che il Rashi, sapete che. Ne abbiamo già parlato. Eh, I rabbini famosi eh, vengono usati, soprattutto quelli storici, si usano degli acronimi, no? Per non fare tutto il nome lungo. Eh, Rashi è stato un grande rabbino eh, che ha scritto il più importante commentario del Talmud, di famiglia talmudica: il padre insegnava a iena. Stiamo parlando del, del Medioevo, certo. Il Rashi. Che nasce e vive, e vivrà sempre lì a Troyes, che è nella parte ne, della Francia, la parte ovest della Francia, in una, in, un villa, in una cittadina in realtà di commercianti di tessuti. Lui fa il viticoltore, nel senso oggi diremmo. Oggi, diciamo viticoltore, allora si diceva che coltivava vite e faceva vino. Eh, che hai, hai cominciato i tessuti, penso che gli stesse bene, no? Un po' di vino. Di... E il, questo signore, questo rabbino, eh, salutato come saggissimo, come espertissimo, ebbe nella sua vita visto che loro danno così importanza ai figli maschi, eh, ebbe tre figlie femmine. <ride> Evidentemente, gli era andata così. E lui insegnò la cabala, la parte più esoterica della cabala, alle sue figlie femmine, eh, che sposarono tre suoi allievi, diciamo, bravi, dai, e furono quelli che. In piena inquisizione, lui era protetto perché faceva il, come si dice il mago a corte, cioè era protetto dal signore della, del posto, ma non tutta la sua famiglia. E queste figlie, con i rispettivi mariti, figli e nipoti, se ne vanno prima in Germania, nel Reno, zona del Reno, dove i pietisti renani. Erano comunque anch'essi considerati eretici. Poi anche lì arriva l'Inquisizione e le persecuzioni andranno ancora più a est e daranno origine a quello di cui adesso tutti parlano: tutti quelli che pensano di sapere tutto parlano, che sono gli eschenaziti. Questo non è successo perché sono state delle donne a ricevere l'insegnamento e a restituirlo, ma perché le persone sono. Avide e l'avidità del comando sugli altri, scusate, non è una caratteristica femminile, è una caratteristica maschile. La prevaricazione e il dominio so sono prerogative, comunque, e ce lo insegna proprio la Kabbalah, nella lettera Ain, che rappresenta anche. Tante altre bellissime cose, però, quando questa lettera, ca, queste lettere sono no, i, i mattoncini, come dice il Seferi-Essera, sono i mattoni della creazione, un po' come gli aminoacidi, sono i mattoni della, della nostro, del nostro DNA. Bene, eh, la, eh, la, queste lettere, considerate lettere di luce, formano come è scritto il libro della formazione, Seferi esserà, formano la realtà. Queste lettere hanno un potere, ma hanno anche una caduta, con una regola che noi facciamo fatica a capire perché diciamo, beh, ma quando uno sbaglia, sbaglia quella. No, se una persona ha la caratteristica del generoso, se cade, non diventa un bugiardo, diventa un avaro. La caduta eh, delle, dell del sincero è la menzogna, non è l'avarizia. Così ogni lettera che rappresenta una luce potente rappresenta anche, diciamo così, la sua caduta, in qualche modo, la porta dentro. Eh, non perché, non mi fraintendete, non perché ci sia quella caduta, ma perché se quella lettera si, eh, diciamo, si corrompe, non ha più la sua luce, non ha più il suo potere, cade nell'ombra che è il contrario della luce. Bene, la lettera Ain, che ripeto ha tanti valori, eh, quella che dà origine nel tempo al segno del Capricorno, nel corpo, dà origine al fegato, tante, tante cose, ma nella sua caduta è il maschile negativo, il maschile caduto in senso di il violentatore il profanatore colui che impone il proprio dominio sugli altri come se fosse come se ne avesse diritto come se fosse il migliore il più in alto in effetti nel cielo se guardiamo la AIN è medio cielo, da origine a medio cielo no e quindi dici sì è quella più in alto eh, proprio per questo può essere eh, la più preziosa per gli altri anziché preziosa per sé? Bene, questo che è il principio del dominio sul mondo, che comincia come dominio sul mio mondo, poi diventa il mondo è mio, c'è un vecchio cartone animato eh, degli anni 70, che il protagonista ogni tanto ridendo. Il malefico diceva: Il mondo è mio, <ride> e dico, il folle no. L'ho fatto davvero. <ride> Quello sembrava una barzelletta. Invece, sono persone, ci sono gruppi che davvero pensano questo, giocano così. poverini che fare, Avranno problemi di fegato. Allora, eh, nel momento in cui non a caso le parate una lettera, una lettera, perché le lettere sono anche numeri, e allora la Gematria che ha considerato una, un appannaggio segreto i maestri di Gematria in effetti non è semplice non, non voglio dire e non voglio assolutamente banalizzare questa scienza perché la scienza non è solo la nostra quella di oggi, è scienza anche quella degli altri è scienza ciò che si ripete che lo studio permette di ripeterne i risultati non, non è necessario che i risultati si eh, evincano in provetta. Potrebbero anche vincersi nella vita naturale, nella vita di ogni giorno, nel crescere di una pianta o nel decrescere eh, di, un, di un problema di salute, per esempio. Eppure, eppure, come dire, è sotto gli occhi di tutti, quanto se non bastava l'ha fatto il dottore Motto dimostrandoci che le parole addirittura cambiano parole, parole che usiamo ogni giorno cambiano le, le forme interne dell'acqua pensa a cosa cambiano a noi e pensa se io per tornare subito velocemente all'argomento che ci siamo dati oggi pensa se io conosco io tu lui se noi conosciamo siamo eredi di questa sapienza conosciamo dei suoni che influenzano non solo le emozioni ma l'intima struttura della realtà che ci sta attorno e queste forme questi suoni che in questa Tradizione, che insisto, e non sono io a dirlo, che è quella dei caldei, dei sapienti dei sumeri, e che a loro volta dicono di averla ricevuta da quelli che loro chiamavano eh, dopo stati chiamati angeli, adesso non voglio fare la lunga, ma loro dicevano che vie, persone o esseri che venivano dallo spazio, dal cielo, portavano delle conoscenze, qualcuno l'ha data agli esseri umani. E, e a me va bene tutte le critiche che si fanno, figurati se non sono d'accordo eh, che la Bibbia non sia un libro sacro, che tutto sì sì va bene tutto, però, però la cabala è reale, funziona, le conoscenze astronomiche funzionano, quindi a prescindere dalle etichette che noi vogliamo dare a questo nostro passato remoto ci ha consegnato una sapienza che va oltre l'osservazione analitica, perché non dov dovremmo, a mio avviso, mi permetto di osservare, non di dare consigli, di osservare e di condividere osservazioni, che la nostra mh, lettura della realtà, dello spazio, dell'universo, delle ragioni ultime, sembra un po' eh, come dire le tesi del pesciolino rosso che da dentro all'acquario fa un, così, una una teologia di cos'è quella forza che ogni tanto entra nell'acquario gli pulisce l'acqua gli dà anche da mangiare eh, può darsi che noi che siamo dentro l'acquario, facciamo fatica davvero a comprendere le strutture che sono fuori, e infatti, lo vedete che le nostre scienze prima fanno un'affermazione che assolutamente è una bibbica, cioè è legge, è vera, e poi due anni dopo questo viene sconfessato. Semplicemente non perché siamo stupidi, ma perché la nostra visione è parziale. È sempre una questione di prospettiva, ed è il motivo per cui il, diciamo, lo studioso di Cabala, se anche intelligente, non dice di avere la verità, ma dice di avere degli strumenti che vanno molto vicino a poter osservare le, le leggi, diciamo così, le, le tecniche, le leggi, le trasformazioni della realtà stessa e soprattutto può capirne lo svolgimento può capire la conseguenzialità quindi può diventare davvero un osservatore dello spirito ma anche della materia ma anche delle emozioni ma anche delle relazioni dell'interazione con l'ambiente e questo semplicemente studiandosi e comprendendo a fondo sempre più a fondo il codice che è fatto di suoni tutta la mistica se ci pensate è legato è legata in tutte tutte le tradizioni o al silenzio o al suono perché tutte le diciamo adesso uso una parola un po fuori riga ma tutte le parole profane sono comunque composte da suoni di cui noi non siamo consapevoli di mettere insieme. Ho detto la parola insieme. Insieme, bah, non è una parola, vado sul vocabolario, addirittura può anche essere un sostantivo, ho proprio preso la parola sbagliata, perché posso usarla, diciamo, eh, in più modi per dire un insieme di matite o per dire facciamo questa diretta insieme. Sì, però è anche una parola che se ripetuta 28 volte di seguito attua una, un certo tipo di eh, condizionamento emozionale per cui ciò che viene pronunciato viene accolto come vero lo sapete lo sapevate sapete che a scoprirlo non è stato è stato un medico è stato un medico che lasciò tanti anni fa un libricino che è stato tradotto che si chiamava allora la vita facile e diceva semplicemente guardate che nelle parole ci sono delle chiavi Inconsce che rispondono dentro e fanno sì che riusciamo a realizzare più velocemente quello a cui stiamo pensando, quello che vogliamo realizzare. In questo senso, la parola insieme, my together, perché il libro è stato scritto in inglese e ci fu una, una vecchia canzone dei Simple Red, se mi ricordo, del Simple Mind, no? Del no, del, dei red che ci fu che ripetuto. Lo usavano uno psichiatra omeopata eh, nei, negli incontri e funziona, i Simpli Red, ce l'ho fatta, <ride> ma era un gruppo molto tanti anni fa, e si è visto che in effetti funzionava bene nella formazione intenzionale di un gruppo di una ventina di persone perché dico questo perché noi pronunciamo innocentemente tanti suoni ogni giorno per questo gli oggi dicono che parlare è un'attività che fa perdere molta energia per cui bisognerebbe stare zitti il più possibile no? perché parlare è stanca stanca perché eh, interrompe il flusso naturale del respiro che anziché essere quell'onda che entra e che esce, diventa sincopata. Cioè, si respira tra le parole. E in questo senso, certo, si perde prana, si perde energia. Stanca. Chiedetelo a tutti gli insegnanti, ma anche a tutti gli impiegati della posta che hanno a che fare col pubblico tutto il giorno, vi diranno la stessa cosa. Parlare stanca. Fa perdere energia. Certo. Pensate se... La differenza tra chiacchiere e silenzio potrebbe esserci una terza situazione in cui noi pronunciamo suoni sapendo bene cosa andiamo a fare su di noi, che li pronunciamo nel nostro ambiente. E la domanda diventa: ma queste 22 lettere, questi 22 suoni che giocano fra loro? formano parole, sì, ma queste parole di oggi ci interessano, ci interessano moltissimo naturalmente, quel che dicono gli altri, ma ci interessa anche andare all'origine di questa tecnica, perché di questo stiamo parlando, per cui questa lingua che nasce per essere sacra, lo sapete che in ebraico antico eh, non è scritto quasi niente sapete che que quel che viene chiamato ebraico antico è, arama è aramaico che è una lingua che passa dal cananeo tra l'altro quindi proprio abbiamo dei sogni quando vai a vedere meglio e questo ce l'ha fatto capire Favre D'Olivet, un particolare personaggio eh, dagli studi molto eclettici e molto ampi che non tutti hanno voglia di, di seguire. Invece ci ha lasciato un libro, come si dice, da comodino, che si intitola La lingua ebraica restituita, non a caso, restituita ai, al mondo. Okay, se mi permetti, Vittoria, ah. scusami, ah, io grazie. ce l'ho letto. Mm. Studiarlo non è semplice, devo, <ride> devo ammetterlo con le mie conoscenze. Però l'ho trovato di una grande profondità, perché comunque anche solo leggendolo qualcosa mi ha lasciato. Sì. E devo dire che eh, quando mi chiedono qualcosa io dico, guarda, io ho letto quel libro lì. <ride> l'ho letto, eh, non lo so. brava. Ah, ma dopo quello e su quello studio, ho studiato una ventina d'anni su quello studio con anche il lavoro di Paramidesi e di altri, eh, ho fatto questo. Dopo quello c'è cioè questo, perché quello è lo studio della lingua, cercando di dimostrare una cosa che oggi in realtà è già data per vera dai linguisti, non dai religiosi, che appunto è lo studio della lingua, restituita a quello che realmente è. Inutile chiamarla lingua ebraica perché non è nata lì e non è nata, ma è nata sicuramente come lingua sacra. E dentro questa lingua, con queste 22 lettere, si sono formate prima dei fonemi, cioè noi diciamo radici di due, ma radice di due non dà origine. Se voi andate anche in italiano, anche in latino, che è più interessante, eh, se guardiamo nessuna radice di due fatta di due lettere forma una parola, forma una radice verbale. Quando noi diciamo vir, che in latino vuol dire uomo, uomo nobile, uomo, non è un hominem, è un vir. Allora viene virile, ma viene anche virale, viene mh, vi, virus vengono tantissime altre parole in realtà viene anche viriditas cioè il colore verde e sarebbe un lungo discorso che non facciamo ora ma ti dice da un ceppo di tre lettere dai origine a tante altre parole bene quel ceppo di tre lettere che insieme che formano le radici della lingua per i Sumeri, per i Caldei più che altro, cioè i, coloro che avevano la sapienza, eh, è una, un ente, tre lettere insieme, rappresentano un ente, quindi un essere vibratorio, un essere spirituale, quindi che vive sui tre livelli, livello fisico. Livello astrale, come era detto allora, e livello spirituale. Astrale oggi noi lo chiamiamo energetico perché gli astri per loro erano quei pianeti che davano l'energia alle cose, no? Allora abbiamo un essere che agisce, poi diventa anche la lingua, le parole. Ma questo essere, i babilonesi, per esempio, li chiamavano geni. Un genio, sempre rappresentato presentato a lato non è un angelo dell'iconografia no oggi attuale è un è un'entità un che ha che è in grado di manifestare energia che non compierà azioni forse ma spingerà a compierle e quindi diciamo ispiratore o più che altro eh, o più che altro darà eh, un'informazione facendolo fare alle persone. Se io uso una tra lettere, per esempio, che diano serenità, io non do serenità alle persone che sono intorno a me, però gliela suggerisco perché la serenità nasce da dentro, non te lo dà un altro. Quindi suoni, invitano a, propongono di. E li chiamavano infatti geni, dopo stati chiamati angeli, le radici di tre, però angeli, angelo che poi era eh, Melech, non intesi come noi li disegniamo, queste belle creature con dei grandi, grandi ali, come i piccioni bianchi, no? No. no? no, angeli come leggi naturali. La vita si manifesta e, e prosegue secondo le leggi naturali. Noi oggi diciamo, è un esempio che faccio sempre, lo so un po' vannoio, ma per me è incredibile come esempio, io lascio andare un pezzo di carta cade, diciamo è la forza di gravità, e loro dicevano no, è Asfandarnos, l'angelo della terra, che è un angelo madre e che vuole tutte le sue creature a sé. E io lo trovo comunque scusate, eh, sì, sì, la legge di gravità va bene tutto. Però io lo trovo di un poetico che mi scalda il cuore. L'idea che quando cado dico ok, la mamma è esagerata. <ride> C'è questo senso di <ride> non, non mi arrabbio neanche. Lo trovo carino, no? Diciamo che se noi vediamo la vita in questo modo, non abbiamo ostacoli, se capiamo, e allora a cosa serve la grammatica? è lo studio di, dei suoni che formano il tempo, perché il suono forma il tempo, forma i 360 ⁇ gradi. Allora, tutti gli studi, ecco perché eretiche, perché sicuramente a qualcuno non gli andrà bene, sicuramente a qualcuno non va bene che io l'abbia scritto. Che una donna, una donna non ebrea l'abbia scritto, ma proprio perché considero queste conoscenze mh, un patrimonio dell'umanità, di tutta però l'umanità. Eh, un patrimonio che può essere preziosissimo se riusciamo a capirlo e a usarlo e se eh, qualcuno naturalmente vede sempre nella cabala qualcosa di oscuro certo perché nessuno la spiega eh, e ripeto guardate che è più pericolosa l'energia elettrica che tutti avete dei fili che se li, li, li tirate fuori dalla presa prendete una scossa che può essere più che dannosa anche mortale cioè Abbiamo cose pericolosissime intorno a noi, eh, puliamo i pavimenti a volte con la candeggina, la candeggina è un veleno, eh, eppure, eppure è utile, è un veleno che non bisogna bere, eh, i fili elettrici non vanno messi dentro la vasca da bagno mentre facciamo le bolle. Cioè, certo, certo, anche la cabala può essere usata e viene purtroppo usata anche molto male. Ma da quello che vi ho detto, la prima cosa che, che si coglie è che se io pronuncio, è questo il nesso, se io sono davvero sapiente, eh, io sto attenta a quel che dico e a quel che faccio e mi guardo bene dal portare male, del male, le maledizioni, queste sciocchezze, mentre le pronuncio, la prima a essere toccata sarei io, perché sono io che le pronuncio. Ecco perché si pronunciano sempre, la persona intelligente pronuncia sempre benedizioni. Ma la vera domanda è, di non so quante pagine sono, 600 pagine, quali sono le benedizioni che voglio usare? Allora vado dentro e cerco una radice di 3 che mi piaccia. C'è scritto R3, c'è una leggenda. Vado a vedere una radice di tre che mi faccia bene oggi, questa qui, questo non mi piace, vediamo perché poi vanno, vanno scelte, vanno cercate bene. Ce n'è una che a me piace molto, ma adesso non, non, me la, non vi faccio perdere tempo, ne prendo una a caso. Dopo vi faccio vedere come le uso. Questa mi piace molto, portare chiarezza, portare ordine, tutto ciò che agisce in un modo puro, retto, tutto quello che permane ordinato e chiaro. E l'ho trovata, prendo, alla pagina 215. E questa radice di tre è formata da tre lettere che sono la tet, la vav e la resh. Esatto, tet varesh. E le pronuncio. Secondo la, la cadenza, me le scrivo, se non me ne dimentico, eh, TET, VAV e RESH. Se io dico TET, VAV, RESH, TET, VAV, RESH, TET, VAV, RESH, mm. se invece faccio una vocalizzazione tradizionale, TE, vare Te Come la sentite? Come la sentite? Beh, è molto più armonica, no? più armoniosa, più Esatto. Eh, è meno c'è anche meno stacco, è più fluido, il, eh, il suono più fluido. Invece l'altro è molto. Eh, Ehm, è sezionato, non so come definirlo, no, è diviso. Ecco. Ma in ogni caso, se adesso io devo mettere a posto la biblioteca, sapete eh, cosa serve questa radice che ho trovato sul libro? Serve che io me la scrivo, la metto in biblioteca, in modo che l'onda di forma delle lettere mi aiutino a portare un ordine pulito, chiaro, giusto. Che faccia bene alle persone eppure sono tre letterine io non sapevo quale letterine mettere così le ho trovate quindi le gematrie io le posso usare per andare a cercare fra tutte le parole le migliaia, milioni di parole devo cercare quella che mi serve oggi e magari imparo anche a usarla però la gematria la posso usare anche in un altro modo per esempio ragionando proprio sul fatto che al di là della nostra osservazione sensoriale che ci fa apparire la natura come un posto disordinato, qua da un prato, diciamo, c'è un filo che è parallelo all'altro. Sì, ma c'è un ordine, un microordine impressionante, per esempio, nella biologia. Quando andiamo dentro, andiamo dentro a vedere le molecole come si comportano, esattamente come. Guardiamo i sistemi solari, c'è un grande ordine matematico e geometrico. Avete mai visto a parte il quadrifoglio che srassa dal trifoglio, infatti, non a caso anche un significato di quel tipo? Avete mai visto una viola che non ha cinque petali? Sa contare bene? No, è che il numero è insito nella formazione della realtà. È invisibile, è sotto i nostri occhi in realtà, ma noi non abbiamo i sensi per leggere i numeri. I numeri non fanno parte dell'ordine naturale come noi lo percepiamo. In realtà, so, costruiscono l'ordine naturale esattamente come la geometria. Quando la riconosciamo, diciamo che è sacra, certo che è sacra, sostiene la vita. È uguale il numero, certo che è sacro. I numeri noi li riconosciamo nelle relazioni tra i metalli, se no il carbonio non si, se non si collega all'ossigeno, noi non respiriamo, noi non viviamo e ci vuole, ci vuole quella valenza, quindi andiamo sui numeri. Bene, i caldei ci dicono che i numeri sono illusori quando li rendiamo noi. I numeri sono... Legati sono dettati dal tempo e sono i 360 gradi che servono per fare un cerchio intero. Il 360, che in realtà usiamo anche oggi senza rendercene conto, perché ragioniamo nel sessagesimale, no? facciamo le ore di 60 minuti, facciamo il cielo natale quando facciamo un oroscopo di 360 gradi. Quel 360 oh, sono stazioni di, del tempo, ognuna di quella stazione porta con sé un'energia, un, un significato. La Gematria dice che tutte le parole, che so, le cui lettere sommate danno quel numero di quel grado. Tutte quelle parole hanno a che vedere con il significato profondo di quel grado. Prima vi ho fatto un lancio troppo, troppo, troppo lungo, naturalmente. Le tre leggi. Lette... No, no. Una spiegazione di queste cose molto interessante, sono concetti profondi, e a parte la profondità anche magari le Persone che non conoscono cioè, la, ci deve essere la giusta spiegazione, secondo me è molto chiara e, ed è molto interessante. Quindi a proposito di numero, non vorrei interromperti, ma prima mi oh, hai detto okay. che la ripetizione di 28 volte una parola eh, crea una situazione. Quindi, queste questa lettera, questa aspetta a che hai yeah. pronunciato i tre lettere. Eh, Può avere un effetto sulla persona. Sì, sì Può avere un effetto sulla persona e sull'ambiente, soprattutto se ripetuta, ripetuta un po' di volte. Per esempio, un po' di volte può essere perché la ripetizione, per esempio, 28 volte. È, sapete perché? Perché è il ciclo della Luna. Quindi sono i 28 passi che fa la Luna. Ma se io anziché dire la ripeto 28 volte sto lì con le dita o con un rosario a contarlo, dico io lo faccio 5 minuti. 5 minuti cosa sono della mia giornata? Quante volte li perdiamo guardando fuori? Li perdiamo, nel senso, eh, li lasciamo scorrere. Passiamo 5 minuti a farlo, no? E, un altro gioco che io trovo interessantissimo, ma eh, devono farlo gli astrologi. Bravi quelli che non fanno eh, il, cielo, il cielo Natale col programma internet, ma che lo fanno davvero, o almeno verificano ehm, almeno i dati più, eh, più mobili, come il grado dell'ascendente, il grado della Luna, ma anche Mercurio tante volte ehm, nei programmi, diciamo, ma perché sono ehm, i dati nel cielo, dal punto di vista astrologico, sono arrotondati. Eh, questo è, è proprio una prassi, non è che quell'astrologo non è bravo. Il grado viene arrotondato, se invece voi non l'arrotondate e anziché usare le effemeridi astrologiche, che sono già arrotondate loro, ma usate delle effemeridi, quelle per i naviganti, quelle per, per i piloti, che sono quelle della NASA che le pubblica ogni cinque anni, noi guardiamo quelle effemeridi che sono precisissime. E non arrotondiamo niente, andiamo avanti con i decimali. E troviamo nei nostri pianeti di nascita, dato naturalmente il luogo, l'ora e tutti i crismi, e andiamo a vedere il grado del nostro Sole, per esempio, facciamo un esempio: il grado del Sole non arrotondato ma preciso. Noi troveremo che quel grado, tanto sta sempre dentro il 360, no? Noi andiamo nelle gematrie, guardiamo che numero porta il nostro Sole e troviamo delle indicazioni preziosissime per, per riconoscerci e per riconoscere degli aspetti del nostro destino che ancora non abbiamo verificato. Non so se mi spiego. Andiamo a trovare le eh, se c'è perché non è i numeri sono 360, metti che una quarantina di questi eh, sono per esempio il numero, cioè la gematria, il peso della somma delle lettere che formano i nomi di entità che comunemente sono chiamati angeli, in realtà sono potenze del tempo o potenze naturali. Che noi ce le possiamo trovare eventualmente su un grado o del Sole o di un pianeta. Allora, quando le persone dicono: Ma perché c'è questa brutta storia dei 72 angeli, no? E dico: Ma che, che sciocco! Certo, per ricordarle va bene anche così, ma sono i 72 quinari che fanno il 360, no? le potenze divine che generano il tempo circolare quello che torna sempre uguale non il tempo lineare che è quello mentale che in realtà esiste solo nella nostra mente ma il tempo circolare è quello che permette alla vita di proseguire no è quello che è generato dalla circolarità del sole della luna no in quella circolarità Cosa la tiene a circolare? Le potenze, il nome, il nome dei. Scem am Amenforas significa esattamente il nome dei 72, non dice i 72 angeli, dice il nome dei 72. 72 gradi, no, 72 quinari, cioè 5 gradi che formano il 360. Dentro al 360 l'astrologo posiziona i nostri pianeti. Ogni pianeta è su un grado. Andiamo a vedere cosa ci dice quel grado. Ecco perché queste gematrie sono 360 numeri e, e oltre, ma 361 lo trovate nel numero 1 perché è, diciamo, è un vocabolario per persone che questo l'hanno capito, diciamo. Naturalmente i pianeti sono solo dentro il 360, però se io faccio una somma, per esempio, una cosa che mi piace molto fare, è la targa della macchina, dice voglio comprare la macchina che ha questa targa, la compro da un mio amico. Mio amico ha fatto due incidenti, però può darsi che sia lui s... mh, poco attento, no? Eh, vado a sommare la targa usando i numeri e trasformando i numeri in numeri le lettere. E alla fine ho un numero. E mi è capitato di dire a qualcuno no, guarda quella macchina, sia in ottimo stato, è un ottimo affare. Ma dai, prendene un'altra. Perché quella non è adatta, perché quella magari porta guai, perché quella non ti promette niente di allora, buono. Nell'immediato può essere interessante, ma noi dobbiamo sempre guardare, poi anche oltre. Oltre, certo. Eh, potete vedere la data di nascita, per esempio. Anche se ripeto, il preciso della data di nascita, il preciso è il grado del sole. Eh, potete non solo, lo potete usare in due modi: quello passivo, come si dice, quello attivo. Quello passivo è ehm, appunto, vado in questa, in questa data perché il cielo natale non si fa solo delle persone, si fa anche per esempio delle aziende. Dice, devo aprire un negozio, vado a stipulare il contratto. Il momento in cui fermiamo è la nascita, no? Eh, guardo guardo le gematrie, guardo prima il cielo, faccio un tema natale, guardo le gematrie e dico no, firmiamo domani pomeriggio, oggi non ne ho voglia perché non è buono, oppure le persone mi, mi chiedono una volta mh, mi voglio sposare, che, che data mi suggerisci, allora io ci faccio tutto lo studio dietro e dico io ti suggerisco quel mese lì e quella data lì perché deve essere un riferimento deve essere utile anche sul pratico perché come, come diceva prempa sin eh, che, che è tuttora è vivente è un grande grandissimo maestro di spiritualità e lui dice eh, se una cosa è vera è vera su tutti i livelli lo diceva anche trismegisto questo no se se una cosa è vera deve essere vera contemporaneamente anche se in dimensioni e gradazioni diverse su tutti i livelli della realtà. Allora una cosa, una gematria mi deve servire, come quella che abbiamo visto prima, per una cosa concreta della mia vita oggi, mi deve servire a livello emozionale per darmi l'ambiente acqueo lunare giusto che mi serva o che serva comunque l'ambiente e deve anche non togliermi niente a livello spirituale in modo da aprire una via sempre di maggiore coscienza del mio mondo interiore. Non pensate che così vada bene? Potrebbe addirittura preparare degli incontri oltre, diciamo così, non vi dico altro. Potrebbe preparare a, a, a vivere più ampiamente perché percepire. C'è un vecchissimo libro di Huxley che si intitolava Le porte della percezione. Che sicuramente abbiamo letto quasi tutti. E chi non l'ha letto è un libricino piccolo, gli consiglio una lettura veloce. Le porte della percezione non è altro che l'osservazione. Questo non è un, solo un filosofo, è una persona che lavorava. Cioè, stava era un ricercatore che andava a osservare eh, le esperienze, per non dire esperimenti, che faceva Timothy Leary e altri, Watts e altri, negli anni 60, eh, quando si studiava eh, l'effetto sulla sul cervello umano per esempio di alcuni allucinogeni di alcune droghe l'LSD per esempio e altre e si confrontavano questi risultati con le esperienze di confine che raccontavano gli oggi che raccontavano i sciamani e si vedeva una cosa molto semplice che evidentemente nel corpo umano è possibile forzare eh, dei blocchi come l'oblio, cioè la dimenticanza delle vite precedenti, eh, come dei blocchi, per esempio, come la visione, devo vedere solo queste cose. Quindi, se c'è un fantasma, la maggior parte di persone si rifiuta di vederlo, cioè di riconoscerlo pur guardandolo. E i ninja hanno usato questa caratteristica, quindi era conosciuta in antichità questa cosa, no? Eh, le persone vedono quello che si aspettano di vedere tendenzialmente e non vedono quello che si rifiutano per motivi culturali, per motivi di vario genere, anche perché sono spaventate. Quello non c'è. È il principio della rimozione, non è mica uno scherzo, no? Non ci ricordiamo i sogni, tante cose. E questa... Questi fenomeni, se alcuni li possono vivere e altri no, è solamente perché chi li riesce a vivere è perché ha ampliato le, le sue personali porte della percezione, che naturalmente si possono anche spalancare usando delle droghe, ma bisognerebbe ricordare come hanno dimostrato proprio quei gruppi di, eh, di pionieri della coscienza, se ci pensate, che invece la droga distrugge il cervello quindi se sì, la vedi la luce ma dura tre minuti, io purtroppo una vecchia amica l'ho vista come dire, impazzire, stare male, una di quelle persone che era, aveva partecipato a queste esperienze, perché come dice Patangeli, ci, ci vogliono tre minuti per avere l'illuminazione, ma ci vogliono dodici anni per abituare il corpo a sostenere quell'esperienza e non rovinarsi, anzi, rafforzarsi, perché la persona spirituale, oggi si dice così, chi ha aperto la coscienza non so più come dirlo chi è consapevole non invecchia così rapidamente, brutalmente come chi non lo fa e il problema non è l'esperienza della luce l'esperienza della luce si può fare, si fa, ma bisogna il problema vero è generare in sé una struttura psicofisica nervosa emozionale per sostenere le esperienze di confine senza saltare c'è un, un libricino che vi consiglio di leggere in realtà è stata la trascrizione di una conferenza di osho rashness che tanto se ne dica ma le cose che lui ha detto e scritto mi parevano intelligenti visto che lui era uno psicologo poi come tutti i maestri, non ha risposto, no, non risponde dei suoi, perché a volte, come si dice, Cristo non era cristiano, no? E, ma eh, Rasmus ha fatto questa conferenza che è stata, che era nominata l'avvelenamento della coscienza. E non parla di veleni, parla proprio dell'esperienza dell'illuminazione, l'esperienza che poi avvelena la coscienza ordinaria se questa non è pronta a riceverla. E a gestirsela e a gestirsela. In questo un grande aiuto possono dare le gematrie perché ti portano eh, un passetto alla volta ad aprire la tua percezione della realtà, a non vederla solo. Orizzontale massificata, la realtà ci sembra tridimensionale poi e poi diciamo: no, è quadridimensionale, è quintodimensionale. Sì, ma lo vivi davvero? O ti arrabbia il semaforo se uno ti taglia la strada, uno che ti taglia la strada al semaforo è un grande aiuto a stare attento. Ringrazialo, grazie. Così sto più attento. Esatto, quello che io spesso dico, Vittoria, che noi parliamo sempre appunto di questa elevazione, ma l'elevazione arriva quando tu sei in grado di gestire quella dimensione, perché è inutile che io, io faccio l'esempio, è, è la cosa più banale però, medito tre ore al giorno, poi esco di casa, mi arrabbio perché mi fregano il parcheggio. Giustica. Oppure perché in posta c'è qualcuno che fa il furbetto e va davanti a me. Eh, ma... sì, sì, Voglio è dire, è lì, che, è lì che scopri se veramente la meditazione ti ha fatto qualcosa. Sì, sì, sì. Eh, io vorrei darvi qualcosa di pratico, però, prima di salutarci, eh, fatemi una domanda pratica che io possa vedere se le geometrie possono essere utili. Perry, noi ti guardiamo e speriamo in te. Su, su, avanti. fammi una domanda di quelle proprio concrete. Allora, concrete... Eh, sì, eh, non pratica nel senso che devo chiedersi eh, dove ci può aiutare nella vita di tutti i giorni la grematria. Ok, in questo senso. ok. Allora, ci può aiutare in Modi differenti, quello innanzitutto eh, trovando vabbè, la base base c'è chi legge le carte, chi fa i tarocchi. Eh, I 22 arcani maggiori sono le 22 lettere. Quindi, molto semplicemente, ehm, andando nei numeri nei 22 numeri delle lettere, c'è una spiegazione del numero che è poi la spiegazione della lama dei tarocchi sovrapposta. Sono in fila, quindi non ci sono trucchi o trucchetti. Ci servono nell'interpretazione inter... nell di date. Allora, devo eh, andare in questa data eh, a fare un colloquio. Primo modo, che è il cosiddetto conto arabo si di, prende la data come nella numerologia in realtà più semplice perché con la numerologia comune la grammatria non ha tanto sono parenti molto molto lontani il sistema arabo è se vado il 5 agosto del 1922 faccio 5 più 8 più 1 eh, più 9 più 22 cioè faccio la somma aritmetica ho un numero posso vedere quel numero questo in modo più superficiale, però. Oppure vado a vedere in che grado, quindi faccio, conosco un po' di astrologia, vado a vedere quel giorno, circa in che giorno cade, guardo quella gematria e vedo se è positivo per me. Guardo le date, guardo, eh, sì, mi appoggio molto all'astrologia, in effetti. Ma in un modo molto pratico che non mi prevede nessun conto, vado a cercare le radici di tre che sono benedizioni, ne cerco una che, mi, che è quello che voglio. Prima abbiamo visto quella dell'ordine, ma ripeto, ce ne sono tantissime. Qui ce n'è uno che dice ogni nodo, ogni nodo. Uno dice: Ma è brutto ogni nodo, mi annoda qualcosa che annoda. Dipende, se devi annodare i pomodori ti serve. Se vuoi annodare vuol dire tenere insieme. Se io ho bisogno di tenere insieme un libro che ho dei pezzi scomposti, questa radice è preziosa perché me lo lega. Adesso le persone non è bello legarle, naturalmente. Però uno dice: una persona ha perso l'uso della mente e si perde per strada, come fa l'Alzheimer, allora la radice che mi dice ogni nodo potrebbe, con morbidezza, magari accompagnata ad un'altra d'amore e di sostegno, potrebbe essere molto utile. Ci sono radici proprio legate alla salute. Se ero brava, li cercavo prima, vero? Questo per esempio. Viceversa, facciamo finta che io sono, de finta che sono dentro un ordine che io ritengo sbagliato o oppressivo. Sono imbottigliato in una norma che non, non condivido e non, no, non capisco come fare uscirne perché non mi vengono le intuizioni giuste. Tipo a livello pratico sto facendo un tipo di lavoro in un'azienda sì, che non corrisponde sì. con la mia essenza. Esatto, allora io vado a vedere, intanto che scoglio e guardo. Una cosa bella, io penso che la cosa, io amo i libri, però i miei libri sono tutti scarabocchiati, perché è una cosa bellissima che ti prendi le note. E le cerchi, questa mi può servire. Lo leggo di questa radice, però mi può servire. E vado a vedere il numero 100, tondo, che tra l'altro è la lettera QF di 100, non è leggerissima come lettera, no? È la lettera dei pesci, per esempio, che dà poi origine al segno dei pesci. Allora, quando vado a vedere, trovo questa radice che mi piace molto, che porta invece alla ribellione al disordine, a rompere le righe, perché magari io non avevo la forza, non capivo, mi serve un'ispirazione. La radice non fa scatenare la rissa, eh. La radice mi ispira di come posso fare per ribellarmi. Come faccio posso uscire da questo lavoro che mi sembra non abbia soluzione? Quante volte, diciamo, io sento le persone che dicono: Mi vorrei licenziare, ma ho paura, eh, ma poi eh, non mi danno la pensione. Io, un bel da dire, tanto lo darò lo stesso prima o poi, ma eh, non si dicono queste cose cattive. Rompere la riga è un segno di progresso, in realtà, no? È perché è il passo che ti porterà a di più. A vivere una vita più piena, a poter essere libero di prendere la tua strada. Eh, le persone che. Sapete questa radice? è stato un caso: l'avevo in realtà. Poi le radici si formano anche in Camè. Ma questo è un numero già. Su, è già un discorso sulle geometrie. Adesso per ora, questa è la base. Senza questo, non si riesce a costruire niente. I talismani. Senza questo libro, non li riesci a formare. Prima li costruivamo col Fabio d'Olivet, per intenderci. Lì c'è più grammatica e c'è più storia, qui non c'è, qui ci sono i numeri e la spiegazione di come li usi, naturalmente. Però, per esempio, questo serve molto, questa radice, a persone, questa radice che alla fine ve la cito, poi non ve la leggo, che è una, um, una Samek Resh Resh, 460, Resh vale 200 e la Samek vale 60. Sare, 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 sare. Cosa succede? Nei matrimoni che diventano prigioni, o convivenza che è la stessa cosa, che diventano prigioni in cui una persona soffre molto, non riesce più a esprimersi, finisce per odiare l'altro che è pur amato, perché le, a volte le situazioni cambiano, le persone cambiano, delle volte Cause anche eh, concomitanti, però la persona non riesce a ribellarsi. Ricordiamoci che dalla ribellione nel mito biblico è dalla ribellione che nasce la libertà. Volevi fare il canarino in gabbia nell'Eden o vuoi lottare per la tua vita più che onorevole nelle fatiche? Certo. Ma anche nella conquista, ma anche nella costruzione del tuo mondo, quella ribellione sana non vuol dire vai là e ammazzi la moglie, è, è proprio il contrario, e trova l'ispirazione per ribellarti allo stato status quo che ti apre una porta alla libertà. Così liberi anche l'altro del tuo peso, no? È, una, è un liberarsi a vicenda liberarsi, in liberarsi sì esatto. e questo è un esempio come si leggono c'è lo, lo schema della, della lettura eh, della vocalizzazione c'è cioè lo schema del peso delle lettere e se uno anche non sa nulla nulla certo, se sa se le gode di più però anche se non sa nulla qui impara molto perché impara che lo stesso grado grado del tempo contiene molti significati, molte parole che pesano lo stesso numero che in realtà sembrano a volte contraddittorie, ma invece si completano. E noi impariamo quali sono le potenze che possiamo usare e quali invece che non sono radici di tre, che non sono nomi di Dio, che non sono nomi di angeli, che non sono eh, tecniche mistiche, che comunque ce ne sono segnate parecchie. Uno dice: Io vorrei meditare, non so come fare, ce ne sono diverse di tecniche dentro alle lettere. C'è il nome dei 42, che è il nome buono, il nome del Dio madre, per esempio, con la vocalizzazione. Ma a parte queste cose che le trovate in qua e là, eh, anche se io so, fossi un astrologo, in effetti sì, sono un astrologo, perché se uno è un cabalista, scusate, dentro c'è tutto quello che procede da, da un simbolo ordinato, da simboli ordinati, che sono numerici e sono geometrici e sono fonetici e sono... Eh, anche eh, simbolici nel senso di metaforici, ogni lettera contiene immagini. Pensate che quando eh, non si era sicuri che la psicologia fosse davvero una scienza o comunque un modo di, di curare, perché una scienza non lo è, in effetti, però. Eh, a, tra, trasmette tante, ehm, tante tecniche di osservazione, di analisi e di aiuto concreto alle persone. Quando ancora si pensava se doveva essere o no un ordine di professionisti, c'era in Inghilterra una donna che, sotto, che col nome di Dion Fortune, ha scritto anche i libri di cabala, che faceva psicologia del profondo, che a lei, ha chiamato lei coniato questo nome percorsi diabatici. Prendendo a prestito questo nome dagli elettricisti, perché vuol dire lavorare con qualcosa che è già dentro, è profondo, e che lavora, basta metterlo in moto. Chiaramente sapendo cosa fare, lei faceva psicologia del profondo, faceva terapia, ha, risolto tante, ha aiutato tante persone. E quel quelle immagini erano le immagini delle lettere. E' questo è il nesso? Allora, dentro a queste lettere, io posso trovare, e poi con degli schemi ripetuti che sono poi geometria sacra, io posso trovare davvero il modo per interagire. Interagire, però, in un modo consapevole. Interagire eh, con qualcosa che non ci va bene non è andarli a romperlo. Interagire vuol dire trasformarlo. Allora davvero vogliamo la presunzione di dire arrivo io e, e cambio l'azienda? No. Arrivo io e con me arriva un'energia luminosa e io mi siedo in un angolo e canto. E l'azienda si cambia da sé. <ride> Bellissima anche questa conclusione molto, molto poetica, Vittoria. Mi fa, allora, mi fa piacere stai. che vi sia, in qualche modo vi sia arrivata. Eh, è stato una, questo è stato il libro forse che mi ha fatto fare più fatica di tutti perché la ricerca non può essere lasciata al caso, a tutti gli effetti è un vocabolario e lo consegno con una gratitudine immensa di aver potuto studiare e aver potuto mettere insieme questo. Grazie, utile a tanti, penso. Va bene? Grazie, Vittoria. Allora, quello che ci hai detto ovviamente è stato molto profondo, molto utile. Spero che ovviamente i nostri ascoltatori siano riusciti a cogliere veramente la profondità di tutto quello che tu ci hai detto. In realtà non ho dubbi in merito, però sai, sono quelle frasi che, che diciamo. Quindi io ti ringrazio di cuore per essere stata di nuovo qua con noi, aver anche approfondito questo aspetto della, della Kabbalah. Quindi grazie veramente e grazie a Perri come sempre per essere qua con me. Mi permetto di aggiungere, spero di non disturbare nessuno, mi permetto di aggiungere che a fine ottobre, 27, 28, 29 ottobre, io sarò a Verona ad iniziare un nuovo inizio, un nuovo corso base di Kabbalah. Ma visto che voi siete carissimi e gentilissimi, manderò a voi, le informazioni della locandina se qualcuno fosse interessato a entrare un po' meglio ma a entrarci nel modo giusto cioè il piede è giusto secondo me il piede è semplice quindi partire passo passo perché tanto le grammatiche sembrano apparentemente complesse tanto partono in realtà da insegnamenti semplici e aperti a tutti quindi io vi ringrazio tanto dell'opportunità che mi avete dato di raggiungere un pubblico più vasto eh, ma il pubblico è fatto di persone, singole persone, eh, occhi negli occhi come si dice. E quindi a ogni singola persona voglio mandare esattamente questo augurio, di aprire la propria percezione della realtà, perché la realtà è più bella di quello che sembra, la realtà è bellezza. Grazie Vittoria, grazie la nostra bellezza. Grazie, grazie a te eh, per tutto questo e per averci dato anche uno spunto di come, ovviamente, esternare questa, questa bellezza. Grazie a tutti coloro che sono, che sono stati con noi anche stasera, che lo saranno anche magari successivamente, e come sempre vi do appuntamento alla prossima puntata di Benessere e Bell'Essere. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a tutti.